per intanto raccontare quanto ti piace lo Stadio Adriatico, perché ci eravamo visti l'anno scorso nella partita decisiva della vostra stagione. Bene bene, questa sera hai toccato un bel pallone lì davanti, non è bastato però, vai sempre a segno. Sì, diciamo che l'Adriatico mi porta bene, la verità non lo dico io, lo dicono i fatti. Oggi è stato un pareggio importante per la squadra, venire qui e portare un punto a casa è oro per noi, perché come sapete il nostro obiettivo è la salvezza. Contro una squadra forte come il Pescara non potevamo chiedere di meglio, anche se l'avremmo potuta portare a casa questa partita. Forse c'è un po' di rammarico, Gennaro, soprattutto perché nel primo tempo avete dato la sensazione di poter fare di più del Pescara. Sì, c'è rammarico perché lo sapevamo che il Pescara aveva dei buoni saltatori, tra tutti Scognamiglia, è proprio quello che ci ha fatto gol. Stesso nome tuo poi, da Gennaro a Gennaro. Sì, quindi lo sapevamo, però diciamo che siamo contenti per questo pareggio. Devi ripartire, ti dobbiamo salutare, ti chiedo solo una cosa al volo, quanto sei stato vicino al Pescara quest'estate, magari un domani chissà? No, quanto sei stato vicino? La verità è che sono stato vicino molto al Pescara, poi ho fatto una scelta di cuore, quella di tornare a Cosenza. Magari chissà, sarà un arrivederci. Grazie.